Telespettatori di Sesta Rete, ben ritrovati con il nuovissimo appuntamento post-pasquale di Scusi, lei che prende, l'appuntamento che racconta i vizi e le virtù dei nostri protagonisti. Buonasera. Buonasera signora Yolanda. Nuovissimo, siamo già alla quarta puntata. È vero, è vero. Buonasera e soprattutto post auguri pasquali. Certo, comunque auguri, buona Pasqua a tutti, anche se con qualche giorno di ritardo. Benissimo, vedo che ha già subito qualcosa per me. No, non lo so, se stasera glieli do, non lo so. No, no, le deve dare per forza. Non lo so. Possiamo allenarci, possiamo provare. Va bene, per stasera sono buona, gliele darò. Grazie. Prego. Grazie, lei è molto gentile. Grazie. Ecco, adesso come al solito non si sposta e io gli dico sempre come al solito: grazie signora Yolanda. Prego. Grazie, grazie. Grazie alla signora Yolanda. E allora, che dire, questa trasmissione è una trasmissione assolutamente particolare perché raccontiamo i vizi e le virtù dei nostri protagonisti. Sono due i protagonisti che ogni settimana ci vengono a trovare. La prima mezz'ora la dedichiamo ad una bella donna e la seconda mezz'ora la dedichiamo ad un uomo. E voglio subito a questo punto leggere la scheda della prima ospite di Scusi, lei che prende. Solare come la terra della Sicilia, spontanea, sincera, una donna mediterranea con il fuoco dell'Etna nell'anima. Ribelle al punto giusto, pronta a mettersi in gioco a costo anche di soffrire, perché sa che essere veri, alla fine, serve per essere se stessi. Un saluto alla nostra ospite Anna Maria Spina. Buonasera a tutti, ciao Ettore. Ciao Anna e grazie Maria. Della bellissima presentazione. Ti ci vedi in questa presentazione? Beh, un po' sì, grazie, veramente. Come se mi conoscessi da tantissimo tempo. Ci conosciamo da un po' di tempo, però ufficialmente non lo possiamo dire, però effettivamente ci conosciamo da un grazie po' di tempo. Comunque, veramente una bella presentazione. Grazie a te per aver accettato il nostro invito a Scusi, lei che prende. Allora, la domanda di rito. Eccola. Scusi, lei che prende? Un amaro, un rosolio, un bitter? Guardi, prendo un amaro Averna. C'è? Perfetto. Oh, subito. Bene. Grazie, signora Yolanda, come al solito. Ho subito da farti la prima domanda, Anna Maria. Un bambino ti chiede perché si muore. Tu cosa gli rispondi? Perché si vive. Solo questo? Sai che un bambino spesso e volentieri ti fa sempre delle domande a cui lui stesso giustamente non sa darsi delle risposte, però vuole le risposte lunghe, quasi a mo' di favola. Sì. Allora, e tu cosa gli diresti? Io mi è venuto istintivo risponderti così. E mi trovi d'accordo. Perché si vive, perché e mi trovi la morte, d'accordo. Insomma, è come la vita. No? Però perché ad un bambino forse bisogna raccontare anche una favola quando si rispondono a queste domande. Ecco, sì, perché si muore, si muore. Allora gli direi, per esempio, se gli è capitato mai di osservare un fiore in un giardino, se è stato mai in un campo, in un giardino, hai osservato mai la bellezza dei fiori, il profumo, l'hai raccolto? Allora forse mi direbbe sì. Tra l'altro tu sei mamma, sottolineiamola ecco, questa sì, cosa. Per questo, quindi quando si è mamma spesso e volentieri è più facile dare delle risposte chiare ai bambini e in questo caso ai figli, sì, no? E per questo mi ha colpito la tua domanda. È una domanda secca perché valuta che oggi, questa sera, ti faremo delle domande che non fanno parte, diciamo, del repertorio bellissimo classico di un'intervista. Questo te l'avevo detto anche già quando ti ho invitata, perché noi vogliamo veramente scoprire un'altra facciata dei nostri ospiti e crediamo che facendo queste domande probabilmente qualcosa di nuovo riusciamo a scoprire. Assolutamente, perché così, cioè non sapendo le domande che tu mi fai, metti veramente a nudo una persona. Ah, benissimo. È vero, benissimo. Non si sa niente. Prego. Prima. Eccola grazie qua la signora Yolanda, allora, pronta grazie con prego il tuo amaro Averna. Grazie signora Yolanda, so che dopo verrà comunque a trovarci. Io torno sempre. Torna sempre. È una minaccia. No, no. Aspetta. Allora, salute. Grazie a te. Allora, una cosa stupida che non riesci a smettere di fare online. Sai che adesso c'è questo boom, insomma, quasi maniacale di una internet. Una cosa stupida, per favore, ripeti. Una cosa stupida che non riesci a smettere di fare online. Vabbè, quella di chattare, comunque, perché è inevitabile. Sai quando mettono mi piace su una cosa. Allora sì,
È inevitabile quando magari accendo il computer e trovo una foto che mi piaceva in maniera particolare oppure un link, no? E allora sono particolarmente colpita e metto mi piace. Questo mi fa pensare allora che insomma vivi molto i social network. Sì, assolutamente sì. Beh, anche a parte per il lavoro che fai. Per il lavoro, no, ma è anche una forma di socializzazione comunque, molto, molto pratica, perché ti mette in contatto con tutto il mondo. Quindi la cosa che non riesci a smettere di fare è quella subito di accendere il computer. Sì, perché se vedo una foto oppure anche una frase che mi piace. L'altra volta per esempio me ne colpì una in maniera particolare. Sì? E c'era scritto: il dramma della vita non è la morte, ma è quando nella vita c'è qualcosa che ti fa morire dentro. Ma queste cose quando tu li leggi, poi li riscrivi chiaramente sulla tua bacheca, la prima cosa che no, fai... adesso li condivido, perché li è una frase che mi colpisce molto, allora significa proprio che fa parte di me, allora la condivido subito, ma questa mi ha colpito in maniera particolare. Anche perché, insomma, quando uno è online, insomma, capita spesso appunto di avere migliaia e migliaia di persone, insomma, persone, che cercano di fotografie. Sì. Ed è bellissimo perché comunque si crea una sorta di rapporto anche intimo con persone che magari tu non conosci, no? Ti diventano familiari. Senti, ma non si rischia di diventare un po', insomma, angoscianti con i social network? Certo, anche perché sì, hai l'impressione, forse non è che hai l'impressione, accade che perdi un po' della privacy, no? Perché è come se ti senti sempre... Ma allora perché l'hanno inventata questa cosa qui? E l'hanno inventata perché è inevitabile, perché c'è la tecnologia, perché comunque la vita va avanti, per facilitare il lavoro, per facilitare la comunicazione, che poi secondo me è tutta una cosa relativa, perché così non faciliti la comunicazione, perché la comunicazione, quella umana, vera, si perde, no? Si virtualizza un po' tutto. Voglio farti un'altra domanda e poi andremo subito con la prima pausa pubblicitaria. Sì, sì. Il tuo piacere preferito? C'è una cosa che insomma ti piace vivere, fare, condividere, gustare con le persone a te care? Allora, personalmente o con le persone a me care? Con le persone... Diciamo in genere sul piacere, poi sì, chiaramente lo si può condividere, come ho detto poc'anzi, o con una persona cara oppure con degli amici, con le persone del tuo ambiente di lavoro. Allora, a me piace tantissimo scrivere. Scrivere è un momento per me proprio di introspettivo, di introspezione. E a volte parlare con gli altri, soprattutto delle persone che scrivono, che hanno questi momenti propri così intimi e confrontarsi, no? Magari con della musica particolare, questo è un momento che mi rilassa tantissimo e mi piace veramente tanto. Quindi la musica è l'elemento... La musica è scrivere, perché io mi esprimo, parlo di espressione proprio introspettiva, meglio scrivendo che parlando, quando proprio devo parlare di me. Eppure, sì, insomma, il tuo mestiere spesso e volentieri ti porta a leggere cose di altri. Però sì, mi porta a esprimere cose di altri. Quando sì, devo esprimere me stessa preferisco scrivermi. Ho capito, bene. Vedo che il piacere della scrittura quindi è un elemento è fondamentale e profondo, sì, della tua anche vita. Anche perché ho iniziato proprio da piccolissima a scrivere, a crescere attraverso la scrittura. Non mi dire che hai scritto anche qualche canzone. No, canzone no, ma sai, prose sì. Diventa prose quasi sì, facile, no? Spesso e volentieri voglio scrivere il testo di una canzone. No, non ci ho ancora provato perché con la musica, io amo la musica, però non ho insomma questa familiarità. Ho capito. Benissimo, ci fermiamo, abbiamo il primo break pubblicitario con la nostra ospite Anna Maria Spina, qui a Scusi, lei che prende? Questa è una trasmissione che va in onda il martedì in diretta alle 21.10 su Sesta Rete, ma vi voglio già subito anticipare che la prossima settimana la nostra trasmissione si sposta dal martedì al mercoledì sera alle 21.10, ma soltanto la prossima settimana, poi chiaramente fra 15 giorni ritorneremo di nuovo in diretta a partire dalle 21.10. Voglio quindi ricordare che questa puntata di questa settimana la vedrete appunto in diretta oggi che è martedì, domani a partire dalle 15.30 e poi giovedì mattina sul digitale terrestre. La mia donna quadro oggi è assolutamente abbagliante, come è anche abbagliante la nostra ospite, la nostra Anna Maria Spina. Signora Yolanda, che c'è? Io non sono abbagliante. Lei è anche abbagliante, ci mancherebbe. Me ne guarderei bene. Anch'io voglio chiedere una cosa alla signora Spina. Benissimo. Prego. Dunque, cos'è per lei il suo angolo di paradiso? Cos'è per me il mio angolo di paradiso? Affacciarmi la mattina da casa mia e guardare e contemplare il mare.
Bellissimo. Per chi ha la fortuna di avere il mare. A 150 metri dal mare. Vabbè, quindi allora è bellissima questa cosa. È veramente il mio angolo di paradiso. Sentirne l'odore, vederne i colori. Anche perché mi associo alla domanda di prima, no? Questo mi ispira a scrivere. Ah, beh, certo, chiaro. Lei, signora Yolanda, dove abita? Vicino al mare o vicino alla montagna? No, no, centro città. Ah, proprio... Io mi affaccio e vedo il traffico cittadino, bambini che urlano, la vita. Non è la sola, non è la sola. Grazie, signora Yolanda. È sempre questo grazie. Me ne vado, ma torno. Certo, lo so che tornerà. Abbiamo una nuova domanda per la nostra ospite. Hai il potere assoluto per un giorno. La prima e l'ultima cosa che fai? Il potere per un giorno. Hai un potere assoluto, puoi decidere tutto e tutto quello che ti circonda può essere spostato quasi così, con lo scocchiare delle dita. Non è una frase fatta quella che sto per dire, però veramente cercherei insomma di riappacificare il mondo, cercherei di vivere nella pace. Ma ti basta anche una giornata? No, ma se potessi lo farei in una giornata, anche perché come hai detto prima, essendo mamma, quello che ti preoccupa di più insomma è il futuro dei tuoi figli, no? E vedere insomma un po' la situazione che stiamo vivendo non è bella, quindi se potessi migliorerei. Questa è la prima cosa però. Che farei, sì. E mentre l'ultima invece? L'ultima cosa che farei? Oh santo Dio. L'ultima cosa che farei, cos'è? Ai, adesso ci deve... mi hai messo un po'. Adesso, perché la prima cosa viene spontanea, sì. Cioè voglio salvare un po' qualcosa, mentre l'ultima magari forse è la propria famiglia, i propri figli. Non è un suggerimento, no, via, assolutamente. Ma l'ultima cosa che farei. Una bella gita in barca, tu che sei amante del mare. No, l'ultima cosa che farei è andare a cavallo. Ah. Ti spiego perché c'è l'associazione. Ieri vedevo in televisione un film stupendo, è prodotto da Robert Redford. L'uomo che sussurrava i cavalli. Sì, stupendo. È una poesia cinematografica, direi. È una poesia. Però io l'ho guardata proprio, ero affascinata da tutto questo. Però ho il terrore di andare a cavallo. Era proprio una cosa che... E quindi l'ultima cosa che farei. A questo punto... Questa proprio mi è venuta proprio spontanea. No, ma sono assolutamente d'accordo. Temo, mi fa piacere di questa cosa. Mi fa piacere. Però stupendo quel film. Mi ha fatto sognare. Il film è bellissimo. Ma io non voglio parlare di film con te. No, dovrei parlare di film, no, ma non voglio parlare. Assolutamente. Benissimo. Ok. Chi inviteresti alla cena dei tuoi sogni? Abbiamo detto Robert Redford, forse non devo parlare dei miei sogni, però già è inevitabile. Però vabbè, Robert Redford oppure un altro attore? A questo punto l'abbiamo già. No, io Spielberg inviterei. Scusa. Beh, siamo sempre in Spielberg, tema. Scusami, è lì, insomma, prepareresti tu oppure ti organizzeresti con una cena di importazione? Ecco, questo è il mio difetto, non sono una brava cuoca. No, quindi insomma mi preoccuperei di organizzare una cena come una padrona di casa, sicuramente eccellente. È una mia pecca, è una mia pecca. Tu dici che tutto insomma può essere pregio, questo è un mio difetto. Però saresti brava ad organizzarla. Sì, non farei mancare niente. Metteresti anche un po' di spettacolo, un po' di attrazione per suscitare l'interesse dell'ospite. Perché sarebbe troppo scontato. Parlerei di... No, sarebbe troppo scontato. Brava. Cercherei di comunicare, di socializzare con lui nella propria intimità, insomma, da diventare amica, no? Da trovare un feeling. Ovvero. Insomma, da non farlo scappare e rimanere, perché Spielberg è Spielberg. È vero. Sarebbe bellissimo avere a cena Spielberg. Speriamo, chissà, i sogni a volte si mai dire mai, cara infatti. Anna Maria Spina, ospite oggi del nostro appuntamento di Scusi, lei che prende. Proseguiamo, per fortuna la signora Yolanda oggi non interviene spesso, anche perché quando lei prepara le domande non è che me le dice prima, va direttamente... Perché lei, come si dice, diciamo, a Oxford, me le tira proprio... So che ha preparato un'altra domanda, io so... Il mio sogno nel cassetto è far sparire lei. Sì. Per una settimana, non tantissimo, una settimana il sogno senza di lei tutti. Sarebbe il sogno della mia vita. Ah, per caso sì, pronto? Sì, ho un'altra domanda per benissimo. La signora Spina. Allora, sentiamola. Che mamma è? Rigida, dolce, il bastone e la carota? Allora, ovviamente sarei la persona meno indicata per giudicarmi, però da quello che dicono i miei figli, io sono e penso di essere una mamma abbastanza elastica, solo su un punto sono estremamente severa e questo lo riconosco e lo so, nello studio. L'unico punto dove mi temo. Io credo che una mamma così fa bene ai bimbi. L'unico punto, perché capisco insomma l'importanza dello studio per loro e quindi in questo sono abbastanza rigida. Poi per l'altro, insomma, forse il papà è un po' più giustamente severo di me. Forse cade a fagiolo la prossima domanda che hanno preparato i nostri autori. Una cosa che volevi e non hai mai avuto. Un Oscar a Hollywood.
Ci spiazza. Sto per cascare pure. Qui ci vuole un applauso. Guarda, non ho dubbi. Piace questa cosa. Beh, un Oscar a Hollywood. Per chi fa questo mestiere, sì, guarda, per chi fa l'artista, non... probabilmente sì, il sogno che un po' tutti hanno, no? Cioè, the winner is... Anna Maria Spina. Io credo che comunque nella vita i sogni accompagnano la propria esistenza e bisogna crederci. Ci credo tantissimo, cioè no, ci spero, però voglio crederci, quello per un'attrice è il massimo. Allora devi volare, devi andare ad Hollywood, devi andare negli Stati Uniti. Ma guarda, non è facile, tu lo sai, non è facile, però diciamo che... cercherò di metterci i mezzi, non è facile, però sperare e sognare è già qualcosa. È già qualcosa. Però cioè, il sogno ovviamente è utopia, ma comunque fa parte di un sogno I della mia vita. I sogni imparano a dare forza. Esatto, guai se non si sogna più. Per fare tutto quello che poi magari uno giustamente vorrebbe fare della propria vita, della propria esistenza. Certe cose sono irraggiungibili, però mai... Però insomma degli obiettivi bisogna pure avere, no? Ah, questo sì, è vero, è vero, è vero. E con questo sogno, di questo obiettivo di Hollywood, ci fermiamo, abbiamo un altro break pubblicitario, poi rientreremo in studio perché avremo un'altra domanda da formulare alla nostra Anna Maria Spina e dopo scopriremo la sua video canzone preferita. A tra poco, dopo la pubblicità. Questa è la trasmissione Scusi, lei che prende. La nostra nuova donna quadro oggi è, come al solito, sempre più misteriosa ed è giovanissima. Per la prima volta in TV, per cui un po' di emozione c'è, ma devo dire che si sta veramente comportando bene perché sta regalando l'immagine a questo quadro che ho alle mie spalle. E adesso mi sposto perché devo fare subito la nuova domanda alla nostra Anna Maria Spina. La domanda numero 7. Ti rimangono solo 12 ore di vita. Cosa fai? 12 ore. Oggi ti vogliamo mettere veramente spalle al muro. Gli autori hanno voluto puntare su queste domande per dirti: sei l'unica sulla Terra, ti rimangono 12 ore della vita. Ah, ecco, sono l'unica sulla Terra? No, 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 non sei l'unica sulla Terra, però ti rimangono 12 ore di vita. Della mia vita. Della tua vita. Allora, indubbiamente a 12 ore non sono tante, ma non sono neanche poche. Qualche cosa da sistemare probabilmente c'è. Guarda, io non voglio essere retorica o banale, però in 12 ore solo della mia vita pensare esclusivamente solo ai miei figli, cioè di sistemarli, ce li ho piccoli. Sì. Quindi non avrei altro, insomma, un pensiero che per loro. Solo per i figli. Allora, guarda, aprirei una... Dai, dividiamo un pochettino queste 12 ore. Qualche cosa regaliamola anche alle persone care, che non siano soltanto i figli. Sì, la preoccupazione, insomma, una che sa che fra 12 ore muore, quello è esclusivamente. Allora, cercherei chiaramente di stiamo sorridendo a questa domanda. Un video. Dove dire loro, insomma, scusarmi se qualche volta non sono stata un'ottima mamma. Che bella mamma. Sì, ma è normale. Bellissima questa cosa. Istintivamente, spontaneamente mi viene questo. Cercare loro di, tra virgolette, insegnare quello che non potrò più fare per loro. Cercare di dire le cose più importanti, le cose meno importanti, le priorità che dovrebbero avere. Di dire che comunque, insomma, c'è un al di là. Senti, ma in questo video parlerai dei tuoi genitori? Ecco, dei miei genitori. Sì, mio padre soprattutto, perché mio papà purtroppo non c'è più. Io sono molto credente, credo fermamente in un'altra vita, quindi il discorso che farei attraverso questa telecamera sarebbe molto virtuale, però molto vero. Direi loro che comunque la mamma non andrà via per sempre, ci sarà sempre. Ma che sarà presente, veglierà. Sarò assolutamente presente e andrà a trovare il loro nonno che loro non conoscono. Ah. Perché appunto quando loro sono nati mio padre era già trapassato. Diciamo. Ho capito. Noi ti ringraziamo. Io ringrazio Siamo voi. Siamo contentissimi perché ci hai regalato una prima parte della trasmissione, penso che anche lei sia d'accordo. Posso dire una cosa? Sì. Io ti devo fare i complimenti proprio in diretta, perché è la prima volta veramente nella vita mia d'artista che mi veramente sono umanamente me stessa. Ah sì? Cioè, perché abbiamo parlato tutto tranne che di arte. Tranne che di arte. Questa è la vera persona. Questa è la vera e persona. E ci sei riuscito tu, perché ringrazio. No, Ettore. L'obiettivo della nostra trasmissione è anche questo. Non è la verità. Grazie, noi lo accettiamo volentieri. Non l'accetto soltanto io, ma anche gli autori, tutti i ragazzi quanti. Che lavorano dietro la trasmissione. Io ti auguro un in bocca al lupo per tutte le cose belle che so che stai facendo e che stai preparando. Grazie. E che ti porteranno dritti. Non so se a Hollywood, ma comunque quantomeno
nei pressi. L'importante è rimanere sempre a galla. Bravissima. Anche se piccoli, ma esserci. Brava, forza e determinazione, quelle grazie, non ti mancano grazie mai. A grazie, voi. Grazie, grazie ad Anna Maria Spina che chiude la prima parte della nostra trasmissione. Scusi, lei che prende tra poco un nuovo ospite. Un uomo, ma vi sveleremo dopo chi è. Benissimo. A tra poco. A tra poco. Eccoci rientrati in studio con la seconda parte della nostra trasmissione. Vogliamo ricordare una cosa importante per chi ci segue il martedì, che la prossima settimana, in via del tutto eccezionale, la puntata non andrà in onda il martedì, ma andrà in onda mercoledì, sempre alle 21:10. Sì. E vogliamo ricordare invece che questa settimana la replica sarà chiaramente domani, che è mercoledì, e poi giovedì dopo le 12 sul digitale terrestre. Sempre su Sesta Rete. Benissimo. Ha finito, signora Yolanda? Cosa mi deve dare Io con adesso? Lei non potrei non finirla mai. Lo so, infatti. Prego, le domande per il nostro ospite. Grazie, gentilissima, può anche abbandonare la zona, nel senso buono della parola, ci mancherebbe. Grazie signora Yolanda, lei come al solito molto gentile, molto gentile. Allora, la scheda del nostro ospite, sempre sopra le righe. La sua voce ha incantato la generazione radiofonica catanese degli anni 70 e 80. In lui si sono identificati i giovani che hanno fatto della radio il loro punto di partenza artistico. Anticonformista, papà vigile e presente, forse qualche rimpianto di troppo, ma non indispensabile per la qualità della sua vita. Con noi, scusi, lei che prende, Gigi Strano. Buonasera. 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 Stavo iniziando a fare già lo scherzo, sì, che non funzionava. Sì, lo sapevo. Il microfono, poi ho detto, vabbè, allora, d'altra facile. Parte, Gigi, ci conosciamo da troppo tempo. Esatto. Io sono impaurito per quello che può succedere in questa trasmissione. Quanto... Ma mi ha promesso, cara signora Yolanda. Quanto godrò stasera. Mi ha promesso che però cercherà di essere serio. No. Anche perché, lo uccida. Anche perché Gigi Strano... Come sparare alla Croce Rossa. vabbè, grazie, molto gentile. Prego. Anche perché le domande che adesso noi... ti faremo, io in modo particolare ti farò, sono domande un po' particolari, nel senso che non è che debbono raccontare quello che tu stai facendo, non lo vogliamo neanche sapere quello che stai facendo, però possono far capire la persona che abbiamo di fronte. Allora io con che la mia domanda... Che bello! La mia domanda, di rito, l'unica preparata. Scusi, lei che prende? Allora, io non bevo alcolici, le avrei detto sicuramente come... Sì. Eravamo quasi rimasti. Guardi, le avrei chiesto la qualsiasi, tipo olio di balena. Ce l'abbiamo? Ecco, questo è Gigi Strano. Ecco, appunto, cose di questo genere. Invece, guardi, mi dia qualcosa, quello che vuole. D'accordo, d'accordo. Dopo. E io sono stato bravo. Mi hai salvato, grazie Gigi. Però io comunque un bello senza il limone, senza sale, l'avrei preso. Ma non è neanche limone. Ma non è neanche l'orario. Vabbè, non è l'orario. Vabbè, comunque vabbè. Io non bevo alcolici, quindi. Ma neanche io. No. Prima domanda, cosa consideri sopravvalutato oggi? Cioè, cos'è sopravvalutato nella quotidianità della tua vita e in genere della vita di ogni persona? Aspetta, sopravvalutato nella mia vita? No. Oppure nella vita in generale? Prima nella vita in generale, poi nella tua vita. È sopravvalutato la tetta e il culo che si vede in televisione. Mi piace questa cosa, perché dici la verità. C'è un'esagerazione esasperata, o sbaglio, Gigi? Eh sì, ma comunque alla fine in pubblicità si vende purtroppo con adesso il muscolo, la tartarughina. Beh, l'uomo cose è entrato di questo genere. È entrato anche nel progetto pubblicitario adesso, finalmente, no? Mentre prima generalmente era la donna. In parte, da quando ci sono dei proprietari gay di alcune ditte. Questo è anche vero. Prego, io mi auguro che non chiamino mai il dottor. Sì, Ettore, per le pubblicità. La mia pubblicità non è... Questi popcorn, si possono di quando sono? Cioè, no, solo circa di un mese fa, però sono mese, ancora commestibili. Però... Ho capito, vi siete messi insieme, lei la signora... Che ospite meraviglioso con... stasera. Vabbè, no, sono freschi, se, si possono... Se lei mi dà... Il là? Io continuo con il fa. Che coppia stasera, che coppia. Infatti. Allora, abbiamo detto sopravvalutato oggi in generale, però per te cos'è sopravvalutato invece? Per me? Sì.
per la tua vita? Non te lo saprei dire. Guarda, non, mi dispiace, non lo so. Non lo sai, no? No. Non c'è niente che è sopravvalutato, tipo per esempio internet, oppure che un paio di scarpe di marca anziché un paio di scarpe normali. La prima cosa che mi viene in mente. Nulla. Forse la tecnologia, ecco, sì. Sopravvalutata, però tu ci vivi con la tecnologia, come fai a dire che è sopravvalutata da te? Allora, ma posso dire sopravvalutata o super usata? Sono due cose opposte, però, Guarda, mi dispiace, purtroppo per te, guarda, non sopravvaluto nulla. E a te, complimenti. La cosa a cui tieni di più... Dovresti chiederlo a mia moglie, magari forse lei... appunto, quindi... Potrà rispondere? No. La seconda domanda che ti faccio... Bello questo qua per le tende, eh? Sì. Questo è Gigi Strano. La cosa a cui tieni di più? Dai, è una domanda facile. È facile, lo so. È facile, lo sai, la famiglia. Sì, va bene. Ma non solo la famiglia, ci sarà qualche altra cosa a cui tieni di più? Dai, non... svelaci qualcosa della tua... L'etere. Cioè, nel senso, la radio? L'etere, televisione, radio, wifi, bluetooth, internet, tutto. Ah, tutto quello? Etere. Forse perché tu... La comunicazione. Forse perché tu hai fatto la radio per tanto tempo, che appartiene al tuo passato, e non solo, perché adesso, insomma, fai produzioni. Però l'etere in genere è una cosa che ti fa star bene. Io amo. Lo amo l'etere. Bene. Signora Yolanda, volevo riagganciare alla domanda sulla tecnologia moderna. Visto la sua professione, se oggi non ci fosse la tecnologia moderna, cosa potrebbe fare? Era bravissimo anche negli anni 70 senza tecnologia. No, ma parlo proprio di antichi mestieri. Scusate, le bobine, le cassette fanno sempre parte della tecnologia. Certo, io infatti intendevo tipo un antico mestiere. Il banditore. Banditore d'aste, quello che vende. No, il banditore oppure quello che camminava per strada. Per gli annunci pubblici. Esatto, l'annuncio. Cioè, il sindaco ha deciso... In effetti la voce c'è. Esatto, di buttare nel pozzo Ettore Tortorici, oggi alle 5. No. Buonasera. Io lo voglio ogni settimana come ospite. Secondo me vi siete messi d'accordo insieme. Lo voglio ogni settimana come ospite. Non è un problema. Va bene. Grazie signora Yolanda. Come al solito lei è molto gentile nei miei confronti. La ringrazio. Bello senza il limone. La ringrazio. Non si distragga Gigi Strano, Lei è un uomo fedele. E la signora Yolanda è anche una donna fedele. Ma perché? Che ha fatto? Vabbè, i suoi sguardi mi fanno capire. Stavo parlando verso di lei. Che ci fa? Scusami, parlo così. Sì. Senta, signora Yolanda. No, vabbè, ci mancherebbe. Allora, tre cose che ami e tre cose invece che odi. Voglio saperle subito, perché prima di andare amo in pubblicità... Amo i cani. Ami i cani. So che c'è un cagnolino, si chiama? Sennheiser. Come si fa a chiamare Sennheiser? Giustamente uno che quando faceva... l'abbiamo preso, mia figlia mi ha detto, papà, lo chiamiamo? Com'era? E ha detto... Fufu, mi pare. Fifi, una cosa del genere. E invece tu, essendo un disgiocchi... Tu pensa a me che cammino per strada con un cane e dico, Fifi... Non mi sembra il caso. Esatto. Allora, per insomma sviare i dubbi... La prima cosa che mi è venuta in mente... La marca di un microfono famosissimo. Facevo il Fabbro Ferraio, avrei detto Martello. Ok, quindi il cane... Il pescivendolo Sarago. Quindi il cane va benissimo. Poi l'altra cosa che ami? Ce ne vogliono tre. Ne voglio sapere tre, Tre. Allora, il cane? È molto difficile rispondere, dicendo la verità. Sì, no. Potrei dirti... No, mi devi dire la verità. La radio, amo la radio. Fare la radio. Sì. Perché non la fai più? Perché? Superata una certa età, è veramente da stupidi fare radio. Sì. Questo è il mio parere, rispettalo. Questo sì, ecco. Lo rispetto anche perché mi trovo d'accordo. Se la devi fare, la fai dietro le quinte. Sì. E fai, diciamo, l'istruttore. Sì. Poi un'altra cosa che mi piace molto è la Sicilia. Mi piace Catania, la Sicilia, sono innamorato. Forse per questo non sei andato mai via. Sono andato, sono tornato. Mm. Sono Quindi andato, allora, poi sono tornato. Il cane, la radio e la tua Sicilia. Una cosa. Sì. Amo così tanto la Sicilia che... Una mia amica a Padova mi ha prestato la bicicletta. Tu sai che sei un uomo di mondo, Padova tu la fai perché 8 tutta minuti, la fai in 8 minuti con la bicicletta. Io prendevo quella bicicletta, non avevo nulla da fare. Tutte le persone che incontravo gli dicevo sempre, mi son de Trapani.
Così, tanto per... Vabbè, queste sono le prime pazzie della tua età. Allora, abbiamo capito che sono tre cose importanti quelle che ami, che sono appunto, abbiamo detto, la Sicilia, la radio e il tuo cane Schneiser. Mentre no, invece no, ho detto gli animali in genere. Gli animali in genere. I cani. Sono d'accordo. Mentre invece le tre cose che odi, che proprio non puoi sopportare, non ti piacciono, insomma ti rendono nervoso, non li sopporti... ci saranno sicuramente. Sì, dai. Sicuramente. Dai, sentiamo. Non sopporto il pesce. Cioè, bollito, non lo sopporto. Non lo so, c'è la cosa da mangiare. Bollito, non lo sopporto. Oppure il pesce arrostito, il pesce azzurro arrostito, l'odore non lo sopporto, mi sento male. Ah, ho capito. Il pesce, la prima cosa. La gente che ti vuole prendere in giro. E ce n'è troppa, Gigi. Ma tu al 99% riesci a capirlo, chi ti prende in giro. Sì. E beh, un'altra cosa che odio, farsi la barba ogni giorno, guarda. È vero. Vabbè, ma tu non è che hai bisogno di farla ogni giorno. Cosa? Io l'ho fatta ieri la barba e la faccio ogni due settimane. Forse c'è la pubblicità. Sì, tra poco c'è la pubblicità, non ti preoccupare. Prima però prima c'è la domanda della signora Yolanda. Mi ha incuriosito una cosa. Sentiamo un pochettino, signora Yolanda. Se lei fosse il genio della lampada, quale desiderio non realizzerebbe? Se li studia queste domande. No, se le studia veramente la notte. Quel lampadario. Ti piace quel lampadario? Mettere quel lampadario. Ci ho parlato di desideri, non di oggetti. Ah, desiderio, ho capito. Un desiderio che non... Non realizzerebbe. Le chiede una persona, genio, realizzerebbe. Ah, io faccio il genio della lampada. Lei il genio dice, no, questa cosa non farla te la entrare faccio. In una lampada è sempre un problema. Una lampadona. Una lampadona, vabbè. Una lampadona di sua sorella. Questa. Benissimo, grazie. Prego. Gigi è questo. Noi ci conosciamo da 30 anni. Abbondante bene, ci diamo delle, ogni tanto ci diamo delle, ma ci diamo anche del tuo e ci vediamo su. Ecco, una persona mi fa una raccomandazione, dice, guarda, vorrei presentare una trasmissione televisiva in prime time nella televisione più grande del mondo. No, perché? Perché sei un animale. Ah, ecco. Cioè un animale nel senso che... Signora Yolanda, guarda che lui le ha dette così per scherzare certe cose, ma certe cose le dice anche seriamente. Lui è capace di fare queste scelte. Ma per questo, credo di aver capito. Per questo credo è Gigi capito, strano. Infatti, per questo è Gigi credo strano. Di aver capito. Mi voglio fermare, c'è la pubblicità, perché tra poco rientreremo in studio con altre domande per il nostro ospite Gigi Strano. E vi posso anche anticipare che la sua videocanzone è molto bella, ma questa sarà nella parte finale appunto del nostro programma. Rientreremo tra poco qui su Sesta Rete in diretta a Scusi, lei che prende? La nostra trasmissione Scusi, lei che prende? Qui su Sesta Rete prosegue con il nostro ospite, il nostro Gigi Strano, voce importante della radiofonia catanese degli anni 70 e degli anni 80, ma non soltanto catanese, ci teniamo a dirlo, che è stata ed è ancora tuttora una voce tra le più conosciute. Proseguiamo perché ho da fare un'altra domanda, caro Gigi Strano. Caro Gigi Strano, ho da farti un'altra domanda. Mi dica. A 15 anni cosa volevi fare? A 15 anni già il disjockey. Sì, vabbè, lo so, dico, ma volevi fare quello? Sì. Cioè, non avevi nient'altro nella tua vita che fare il disjockey? A 16 un professore di matematica mi ha chiesto, lei cosa vuol fare nella vita? E io gli ho risposto, il boscaiolo. Come il boscaiolo? Perché mi piace usare la sega elettrica. E invece il tuo obiettivo era quello invece di fare il disc jockey poi alla fine. Sì, sì, sì. È una cosa che mi è sempre piaciuta. I tuoi non è che poi erano tanto d'accordo, secondo me. Perché l'hai forse riconosciuto tanto tempo. Infatti, alla fine poi si sono, si sono rassegnati. Si sono rassegnati, benissimo. Allora, adesso noi vogliamo farti una domanda un po' particolare, perché un po' cercheremo di scoprire più da vicino la figura di Gigi Strano a casa sua, proprio nel suo ambiente. La prima cosa che fai appena ti svegli è quando vai a dormire. La prima cosa che faccio è il appena caffè. Appena ti svegli. Appena mi sveglio. Il caffè e lo porto a mia moglie. Cioè, quindi vi svegliate orari diversi, cioè tu ti svegli sempre prima di lei? Sempre. Ti svegli prima di lei, vai a fare il caffè e lo porti. E poi sveglio tutti. Tutti chi? Un tuo figlio? No, anche mia figlia. Il cane. Faccio le sbrandate tipo militare. A tua figlia porti il caffè? No. Ma perché non le piace forse?
No, non è una sportiva, spesso gli sportivi bevono poco, poca caffeina. È vero. Quindi il caffè è zuccherato o con una colazione? No, io amaro. Tu lo prendi amaro, mentre sì. Invece tua moglie? No, le propino parecchio zucchero. Ok, quindi la prima cosa che fai, ti alzi, non dici neanche buongiorno, perché giustamente ancora tua moglie sta dormendo. Dormono tutti. Poi ti viene alzi, il mio cane, in cucina. Fai il caffè. Sì, sì, quando faccio il caffè ci mettiamo a parlare del... Io ti immagino anche con un pigiama un po' sbragato. No, mutande. Ah, mutande proprio. Mutandone. Spettacolo bellissimo. Mutandona, quella la... Vabbè, la classica mutanda. Non entriamo nei particolari. Che c'è di male? Ma no, a calzoncino. Benissimo. Okay, quindi la prima cosa che fai appena ti svegli. Sì. Mentre invece prima di andare a dormire, che fai quando vai a dormire? Cioè, prima... appena ti stai per insomma approssimarti tento sul di letto. Capire quale televisione, quale film posso vedere per 5-6 minuti prima di andare a dormire. Ho capito che insomma la televisione si serve per addormentarti allora. Solo per quello. Televisore in camera? Sì. Rigorosamente? Sì. Per scelta? Certo. Per il quoziente sonnifero? No, se non ho la televisione non mi addormento. Ah, sì? Sì. Conosco un sacco di gente che ha questo problema. Sì, perché ti canta una piccola ninna nanna. Scusa. Cioè, sì, prego, signora Yolanda. Me le tira proprio. Sì, da... sì. Io vedo i suoi filmati la sera per conciliare il sonno. Ah, e non dorme? No. No, poi ho degli incubi pazzeschi. Ma che filmati? Ma le varie trasmissioni che presenta. Di scusi, lei che prende, mi ritaglio tutte le sue... Ho capito, se le guarda così si va a dormire. Ho sonno, oh, quindi... Vabbè, esca da questo corpo il mondo! Esca da questo corpo! Grazie signora Yolanda, lei come solo per farmi pubblicità è bravissima, veramente. Per farmi la pubblicità lei è bravissima. Vabbè, ma che vuoi, una persona con una giacca così... Ma ti piace la mia giacca stasera? Devo essere sincero, sì. Grazie, molto gentile. Molto la potrei dare al coso, al giardiniere. Farebbe una figura regalo. Stasera è cascato male, dottore. Stasera sono cascato male. Col papillon. Di che colore? Il papillon? Sì. Il papillon, beh, in questo caso lo dovremmo abbinare. Con questa giacca, il giardiniere, il papillon. Ah, beh. Okay. Colore? È cattivo oggi il nostro ospite è cattivo, però lo perdono perché sono troppo amico e volevo assolutamente averlo ospite oggi qui nella mia trasmissione. Ho da farti subito la sesta domanda. Illegalità commesse nel nome del sapere. Cioè, hai commesso un'illegalità perché sai che magari ti avrebbe portato ad una conoscenza importante. Mai? Purtroppo mai. Sei sempre stata una persona correttissima. Sì, sono uno di quei disgraziati che mettono la moto, non la mettono sul marciapiedi, ma... Perché sa che prende la multa. E invece la mette sulle strisce. Questo vuol dire che paghi il pedaggio? No, il pedaggio della moto no. Ma la metti in un posto dove la puoi parcheggiare. Ho capito. Settima domanda e poi andremo però, a vedere... devo essere sincero. Non so se dipende da quale il... come posso dire? L'illegalità. Non tanto quelle, il fine, giusto? Sì. Dipende dal fine, poi non lo so. Dipende. Cioè ti danno 500 milioni di euro, che fai? La commetti l'illegalità? Non lo so. Dai Gigi, non ci credo. Non lo so. Questo è vero, perché spesso e volentieri lui fa queste scelte e poi dopo mi dà ragione che effettivamente non le fa. Vabbè, a proposito di 500.000 euro, hai detto 500.000 euro? La domanda che chiude... Milioni di 500 euro. Milioni di euro, cioè. Sono tanti. La domanda che chiude questo tuo spazio e poi andremo a vedere la tua bella videocanzone, e so insomma che ha una storia, è la seguente. Pensavo che avesse una geografia, scusa. Allora. Io veramente mi preparai sulla filosofia oggi, professore. Va bene, la interrogerò dopo. Il vero lusso è... puntini, puntini, puntini. Qual è il vero lusso per Gigi Strano? Il vero lusso quando? Così, in generale. In generale. In generale. Qual è il vero lusso? Oh, guarda quella... Aprirsi un chiosco a Santo Domingo. Ma questo non è un lusso, Gigi, questo è un lavoro. No, veramente no. Ma un lusso potrebbe essere... Ah, un lusso proprio... Sì, oggi ho voglia e mi vado a comprare una macchina che costa 500.000 euro. Allora, ritorniamo alla domanda di prima. Oggi mi compro un network mondiale, radiofonico, così. Quindi questo è anche un lusso, effettivamente. Però il tuo vero lusso è quello di andarsi ad aprire un chiosco.
Ma questo più che altro è un sogno, è un sogno. Mi piacerebbe anche a me, sai? Il chiosco, una bella radio. Che trasmette musica, che trasmette, reggae, ma no, caraibica. Quello che vuoi, che trasmetti dalla spiaggia, fai un senza limone. E come lo presenterebbe un disc jockey degli anni 70, una musica di quel genere, no, in quella radio? Allora, questo è bravissimo Edo Scire. Ah, sì. Io preferisco il disc jockey, quello con la voce un po' più bassa. Ah, sì? Sì, molto, sì, Wolfman, sì. Jack? Wolfman Jack aveva la voce graffiata. Graffiata, di American Graffiati? No, vabbè, lui era, lo sai come c'è? Oh yeah, Wolfman Jack, eccetera, eccetera. Sì. Quello col vocione grosso, no? Classico disc jockey americano. Sì. This is WBLS New York. Questo, una cosa del genere, capito? Questo è Gigi Strano. Guarda, oggi è un piacere averlo qui ospite in studio. Benissimo, grazie a Gigi Strano che è stato ospite oggi nel nostro appuntamento di Scusi, lei che prende. Ti auguriamo chiaramente anche a te le cose più belle. Si dice così, no? Certo. Si dice così, no? La canzone questo di era Pino D'Angiò. Ti ho fregato. Pino D'Angiò lo incontrai alla fermata dell'autobus, sì, di fronte alle giostre, sì, che cercava Radio Esmeralda. Addirittura, stiamo parlando degli anni 70. 1978. Che poi ho detto, guardi, ci sto andando anch'io, prendiamo l'autobus assieme, perché io non avevo ancora l'auto. Non avevo ancora la macchina, e quindi siamo arrivati via radio, ha portato il disco. Che la canzone si intitolava? Quale idea? Quale idea? Ma sì, quale, sì, idea? Perfetto. Grazie Gigi. Grazie per essere stato con noi. Signora Yolanda, vogliamo ricordare gli appuntamenti della nostra trasmissione? Sì, dunque andremo in replica domani pomeriggio alle 15.30. Bene, e giovedì alle 12 sul digitale terrestre, sempre su Sesta Rete. Però sottolineiamo una cosa importante, che la prossima settimana, in via del tutto eccezionale, perché il Catania gioca di lunedì sera, noi andremo in onda il mercoledì in diretta alle 21.10, mentre appunto poi le settimane successive ritorneremo chiaramente con al la nostro diretta appuntamento del martedì. Del martedì. Volevo come al solito ringraziare la scenografia del nostro Salvo Campo, anche la presenza come direzione di scena di Luca Maugeri. Voglio anche ringraziare la nostra giovanissima donna quadro, Lorena Finocchiaro. Scusi, lei che prende? Che poi non si chiama Lorena, attenzione, perché si chiama Samantha Finocchiaro. Questa qua è una cosa che volevo fare apposta. Adoro quest'uomo. Sa perché la volevo fare apposta? Sì, perché sì, noi avevamo invitato un'altra ragazza. Chi è Lorena? È una ragazza che avrebbe dovuto, però alla fine ho scelto invece Samantha Finocchiaro. Sì, buonasera. Wonderful. Gran confusione oggi perché siamo molto galvanizzati. Fantastico. Bene, allora lei la settimana prossima sarà di nuovo qui con sempre noi? Io sarò il suo incubo da qui alla fine della trasmissione. Però, e prima o poi riuscirò a scalzarla da questa sedia. Mi legherò questa sedia prima di lasciarla. Ci vedremo la settimana prossima di mercoledì alle 21.10. Arrivederci a tutti. Buonasera.